Poco dopo l'attentato terroristico di Vienna, il Presidente del Consiglio europeo aveva proposto di istituire il prima possibile un istituto europeo per formare gli imam. La strategia europea per combattere il terrorismo si concentrerebbe su una specie di tirocinio per imam, in modo da indottrinare i predicatori e i fedeli affinché non veicolino messaggi d'odio e violenza. Insomma, per l'Unione europea per combattere il terrorismo quello che deve essere proposto è un nuovo carrozzone buonista che avrebbe aiutato, secondo loro, ad arginare l'estremismo. Per questo motivo ho scritto un'interrogazione per sapere le motivazioni e le finalità dietro a un istituto del genere e in che modo poi potrebbe realmente contrastare il terrorismo. La Commissione ha risposto, confermando questa geniale idea però. Dovrebbe, secondo la loro intenzione, valutare le minacce e la vulnerabilità legate sia al finanziamento estero del terrorismo, sia alla raccolta e trasferimento di fondi attraverso organizzazioni senza scopo di lucro. Il programma inoltre pone in risalto la necessità di intensificare la resilienza e il dialogo con le diverse comunità straniere per rafforzare l'azione a favore dell'integrazione e dell'inclusione. Insomma, la solita risposta dei buonisti. Al terrorismo replicano con tante parole e progetti di finta integrazione. Quanto costerà questo inutile centro di ricerca e formazione? Come noto, il fondamentalismo islamico ormai è realtà in tante città europee e si propaga anche nelle nostre periferie, soprattutto sfruttando le moschee abusive, un tema su cui tra l'altro mi batto da tempo. C'è chi vorrebbe annullare la nostra cultura, le nostre tradizioni e i nostri valori. E l'Europa a tutto ciò come risponde? Con un importantissimo centro di ricerca per gli imam. Chissà cosa ne penserebbe Oriana Fallaci.